Eccellente. Bene, se vi piace, a casa nostra si mangia bene, si mangia tanto, si mangia tutte le ore. Buona serata, cognata. Buonasera a voi e al vostro ospite. Buonasera, signor sindaco. Sì. Buonasera. Buonasera, caro cognato. Buonasera. Già sì. Ho portato qui con me Katia Svarova, della delegazione ambientale. Nonché vice sindaco e nonché mia futura consorte. Buongiorno signorina Svarova, che graziosa, sembra di porcellana. È molto bello vi facciate vedere da noi ogni tanto. Vi fermate per mangiare un boccone, vero? No, grazie, per carità. Non mangiamo la sera, siamo abituati così. Sapete, il mio stomaco. E poi fa bene anche al portafoglio, vero cara? Verissimo tesoro, ma noi non siamo mica degli spendaccioni, eh? Voi? Certo che no, cara cognata. È fuori, Thomas? Sì, è per una passeggiata. È sempre fuori con quei suoi amici. Beata gioventù. Ma sta entrando qualcuno? Signor caporedattore, buonasera. Signor Osvald, salve. Incantato, signorina. Come sempre. Che galante. Mi lavora la zia per arrivare alla nipote. Signor redattore, siete qui per parlare d'affari? Sì, sì, esatto, di un pezzo di giornale. Me l'aspettavo. So che mio nipote è un solerte collaboratore della Voce del Popolo, una vera colonna del giornale. Verissimo, signor sindaco. Quando Thomas ha qualcosa da dire o qualche verità da svolare, ha la bontà e il coraggio di scegliere il nostro giornale. In generale c'è un gran bel clima di tolleranza nella nostra città. E ciò è dovuto anche grazie a un'iniziativa in cui possiamo fare gruppo tutti insieme. Un'iniziativa che interessa in egual misura, dirò anzi, in una misura egualmente grande, tutti i cittadini responsabili. Le terme! Ma certo, le terme! Che piacere.
Piacere mio. Entrate tutti, benvenuti. Mangiate qualcosa, anche voi ragazzi, che avete sempre fame. Noi non abbiamo fame. Ah, ha cucinato la zia. Ecco ragazzi, ecco. Guardano, ecco a te ragazzi che scuoteranno i fermenti del futuro. Per ora mangiano più i fermenti allo stomaco. Posso chiederti che cosa c'è da scuotere qui da noi, come dici tu? Un mondo nuovo, completamente nuovo, eh, le porte. Per stasera non si può ancora dire. Forse ci sono molte cose fuori posto. O forse nessuna, e ce ne stiamo solo inventando. Scusate ragazzi, ma tutti questi misteri... Abbiamo il preciso dovere di esigere che tutti i provvedimenti vengano presi in sede competente e tramite le autorità legalmente specificatamente preposte. Non sono disposto a tollerare le mie traverse e i piccoli trucchi. Guarda come si scalda. Gallina che canta ha fatto l'uovo. Su, su, zio. Nessuno vi ha traverso piccolo trucco. Ragazzi, vedete di impararla ora la lezione. L'uomo deve sapersi sottomettere, subordinare alla società e alle autorità incaricate di vigilare sul bene comune. E ora andiamo ai nostri impegni istituzionali. Sottomettersi e subordinarsi. Grattaci cova. Ah, dopo una mangiata così, uno si sente. Bene, vero? Oh, signorina Luna, buonasera. Buonasera, Billing. Thomas, ho una lettera per te. Cosa? Di chi? Vado a leggerla, scusate. Ma dove va? Oh, ne penso tu io. In bagno, legge solo lì. Lo ispira? Oh, signorina Luna, benvenuti alla scuola. Volete qualcosa da bere? Grazie, Billing. Preparo io. Che voi mi fate bere troppo. Vi piace quando straparlo? Oh, no. Mi piace... Vieni, vieni via. Cosa? No, no, niente. Benvenuti alla scuola? Oh, sì, certamente. Che tristezza il sistema scolastico. Ma tutto è cambiato. Siamo costretti a insegnare cose di cui neanche noi crediamo. È assurdo. Sì, lei è così... anticonvenzionale. Io... Lei? No. Che babbeo di Giardi, credilo. Ma che fa? Ma che fa, signor Billing? Si sente male? Mai stato meglio, signorina. Ma è tanto che devo... Deve per caso dare il bagno. Billy, la serenata. Non siamo venuti per niente. Guardi, che se vuole lo faccio uscire Thomas dal bagno, che ci passa ore lì dentro a leggere filosofia. No, niente bagno. È tanto che devo farle sentire una cosa. Cosa? E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare e non vedo, sembra uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò, gettando arance da un balcone, così non va, tiro due carte da un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò. Ma adesso no, Luna, Luna non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore, e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle, Luna, Luna ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare, restiamo insieme questa notte. Hai detto no per troppe volte, Luna! E quando il mondo da un oblò si andò in un po', se ne sono triste mi travesto come però, poi salgo sopra e te grido attento, guarda che anch'io ho fatto a pugni con Dio, ho mille libri sotto il letto, non legge più, ho mille sogni in un cassetto, non dorme più, parlo da sole, mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così. Luna, Luna, tu parli solamente anche innamorato, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato,
ma io non sono come gli altri, e tocco oggetti più importanti. Una non essere arrabbiata, dai non fare la scena, ma il mondo è piccolo, sei visto da una carena. Sei troppo bella che sbagliare, solo tu mi sai capire. Luna! E guardo il mondo da un oblò, ti alloro un bel po', e a mezzanotte puoi trovarmi vicino un jukebox, e sopra i muri scriverì latino, e viva le donne, e viva il bombino. Son pieno di contraddizioni, che male c'è, adoro le complicazioni, quando per te non metterò la testa a posto, mai, ma maggio vedrai che mi sposerai. Luna! Fermi tutti, ho una grande notizia. Ma era la prima volta, sarà per un'altra volta. Luna, considerati sposata con la rivoluzione. La rivoluzione! Yeah! E che cosa c'è stavolta? È tutto in questa lettera. E allora perché non aspetti a dircelo? Non è democratico che tu gestisca così le cose del collettivo. Sono i risultati dell'analisi che aspettò. Dai, ascoltatelo! Allora, avete presente le terme? Che tutte abbiamo sempre considerato fossero le bellissime e perfettissime terme? Alle terme di Caracalla, i romani giocavano a palla, dopo il bagno verso le terme. Ma siete scemi? C'è una cosa importante. Parla, Thomas. Dai, parla, è già mesi che aspettiamo. Allora, tutti i rifiuti della Valle dei Mulini, da là in alto, scendono fino all'acqua termale, infettando. Ma come può esserne così sicuro? Ciccio, ci sono le prove. Faccele vedere. Dai, rendiamole pubbliche. Ma Thomas, bisogna fare qualcosa. Ma perché te non c'eri prima? Già, perché non prima? Perché non lo sapevi. Non fa una piega. È una vera fortuna che tu te ne sei accorto in tempo. E adesso? Bisognerà dirlo a tutti. Lasciatemi parlare con mio zio, Peter. Ci rivediamo domani per aggiornamenti. Lasciatemi studiare le carte. Certo, sì. Dai, convochiamo il sindaco. Sarà qui per pranzo domani. Oh, nipote caro. Oh, è bravo. Questa questione dell'inquinamento, dico. Bravo. Non è una buona notizia. Una buona notizia? Io l'abbia scoperto prima che ci fossero casi eventuali. Sì, sì. Non è che lo devi ripetere come se avessi Alzheimer. Comunque, non credevo che fossi un tipo da simili colpi bassi. Io colpi bassi? L'altro giorno mi hanno sbattuto fuori dal consiglio municipale, a calci, come un cane bastardo. Tu e i tuoi amici riuscite a mettere nei pasticci il sindaco e la sua ganga, sborso 100.000 euro all'istante, sì, per i poveri. È permesso? Ah, ecco, non ci stavo credendo che i giornalisti se ne andavano. Un boccone così succoso. Beh, ecco, noi facciamo in un attimo. Volevamo solo dirvi che il giornale è pronto ad appoggiarvi. È ora di finire col mito dell'infallibilità dei governanti della classe dirigente. È una leggenda, una superstizione che deve essere smascherata. Beh, ecco, io vengo da una famiglia modesta. Ebbene, dottore, la premessa indispensabile è la partecipazione dei ceti popolari alla guida e al governo della cosa pubblica. Solamente così potremo infondere nei cittadini le capacità, la cultura e la coscienza della propria dignità. E anche io, come capo del proprietario di immobili, volevo dirvi che potete contare sul nostro aiuto. Sui piccoli borghesi, sa, in città, siamo come una maggioranza, un gruppo solido e compatto. E mi creda se le dico che avere la maggioranza da tua parte non fa mai male. Non lo metto in dubbio. Ma non capisco. Era una questione così semplice, così chiara. Mi creda, dottore, se le dico che non è mai manuale prevenire. Chi ha il potere non vede in buon occhio le proposte fatte da altri. Ma non la disturbiamo oltre e torniamo al giornale. A disposizione. E anch'io vado. È ora delle mie pastiglie. Buonanotte. È già arrivato? Chi? Zio Peter. No, non ancora. Sai, mamma,
Ho parlato con Osborne ieri. Ha detto che vogliono tutti appoggiarmi e sostenermi. Tu sai chi c'è dietro di me ora? Dietro a te? E chi c'è? Io non vedo nessuno. La maggioranza. Salda e compatta. Ed è bene, no? Ovviamente. Ma mi sa che è arrivato tuo zio. Vado a dire. Ambientale. Ha analizzato con me le carte che mi hai fatto pervenire ieri sera. Buongiorno, sentiamo che ve ne pare. Vista la gravità della situazione, pensate si possa agire sul fronte congiunto? Per il bene della cittadinanza. E dei turisti, e degli anziani specialmente. Mia nonna si è presa un accidente l'altro anno. La vostra reazione non ci ha convinto. Crediamo che la gravità della situazione non sia quale voi la riferite. Perciò abbiamo disposto nuove analisi. Analisi? Ricerche, perizie. E poi, perché tutto alle mie spalle? E poi, sempre la maniera dei termini porti. Guarda, qui alle nostre terme i bagnanti possono soltanto avvelenarsi. Un continuo e progressivo avvelenamento. Perché tu come vorresti chiamarlo? Scusa, pensa, l'acqua infetta, è inquinata, sì? Tutte e due, quella delle fontane e quella dei bagni. E noi la rifiliamo a questi poveracci che vengono qui pieni di fiducia. Che spendono un sacco di soldi per riacquistare la salute. Dovremmo praticamente rifare l'impianto idrico. Non vedo altra soluzione. Ma vi siete degnati di calcolare le spese? Ah già, voi non vi preoccupate di queste piccolezze, di queste miserie. Ma sapete che costerà centinaia di migliaia di euro? Soldi ben spesi! Soldi, soldi, sempre a pensare i soldi voi, con le vostre macchine e le vostre carte di credito. Perfetto! Ragazzi, non accendete tutto. Luna, dai, non così! Inoltre, dovremmo chiudere le terme almeno per un paio di anni? Due anni che? Sì, caro, due anni, almeno. E intanto le terme dovremmo chiuderle. Insomma, questa relazione non ci ha per niente convinto. Dovete tenervela per voi. Non se ne parla. Tutti devono sapere la verità. Insomma, Thomas, io ho sempre provveduto quando tu ti sei messo nei casini. Io nei casini? Sì. Non farmi ricordare. È imbarazzante vedere continuamente nei pasticci i tuoi parenti più stretti. È più imbarazzante quello che fate voi. Ragazzi, scandali. Cos'è, una minaccia? No! Un dato di fatto! Thomas lavora allo stabilimento. Se si viene a sapere qualcosa, non potrò certo oppormi ad un suo licenziamento! Tu cosa? Mi pare il minimo. Ma questo è un ritratto! Un ricatto bello e buono. Bisogna che senta il mio amico Billing del giornale. Caro Thomas, cari ragazzi, questa è una situazione con implicazioni tecniche, economiche... Sì. Tecnico, economico, quello che ti pare. Ma io sono un cittadino libero. E in quanto libero, devo essere libero di esprimere la mia opinione. Tranne che sulle terme. Questo è giusto. Libertà d'opinione. Ve la prendete sempre col primo trovato per strada. Ma verrà un momento in cui si saprà la verità. E comunque, la cosa è già nota a molti. A chi? Ai giornalisti? Oh no! Allora dovete ritrattare! Subito! Ritrattare è una cosa innobile! Mai! Per la verità! Avanti! Voi due siete le uniche qua dentro che non perdete la testa! Cercate voi di spiegare, di far capire a questo benedetto ragazzo le conseguenze a cui si espone la sua famiglia e i suoi amici.
Dai, compite i gradi! Ma forse con qualche dolce? Ma sì, ma cosa dici? Io voglio rinunciare alle banane! State dando i numeri! Gente che vomita tali insinuazioni contro la sua stessa città e gente maligna, sociale e ignobile! Ne leggi di tutti! E non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. Ma che è se sei un altro paga, e c'è qualcuno che paga per restituire la piaga, però mi sa come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, sempre una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Sempre una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi girare, gira, ma non sbagliare, probabilmente il bersaglio che vedi è solo la fai. Chi da dietro giura che ha la coscienza pura, ma sotto quella mia vita ci sono squali di cura. La dittatura c'è, ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è, ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, se la bottina tiene le carte visa. E quando uccide lo chiede, il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, se la bottina tiene le carte visa. E quando uccide lo chiede scusa. Ma zia, ma fammi piacere! Ma è l'ora della merenda! Ah, sì. E poi dobbiamo crescere! La zia è imbarazzante, portala via! Noè, questo è il piantone della miglietta. Cretino! Ti ho detto di prendere da con i politici, non con la tua famiglia. Ora sistemiamo tutto. È colpa mia. Dovevo mettere al loro posto già la prima. Ma ragazzi, ragionate! Hanno l'autorità e la forza! Sì, mamma, ma nella ragione la giustizia. Ragione, giustizia. Cosa ti servono se non avete la forza? Ma mamma, ma che dici? Allora, secondo te, in una società libera e unita, la ragione non conta niente. E questi burocrati, questi animi di schiavi sì. Possono ridurre... Avete ragione, sono stati ignobili. Ma per Dio, al mondo ci sono così tante ingiustizie. Ogni tanto bisogna sopportare. No, abbassi i politici. No, non fare così, anzi, prendi le tue docce. Uno, due, tre, quattro e cinque. E noi consoliamoci un po'. Ragazzi, mandate una foto alla porta. È buonissima. Buonanotte. Buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi subito. Per avermi giurato che è vero, il gran turco che cambierà futuro, e ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il tuo biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve e le foglie di te. Buonanotte, questa notte è per te. Thank you.
odio, perché non voglio tradurla, contrasta completamente con i vostri principi ed ideali. Parla di questa forza ultraterrena che premierebbe sempre i buoni e castigherebbe sempre i cattivi. Ma invece un bel tema, proprio di quelli che piacciono ai lettori. Ah, e voi vorreste offrire questo stivo ai vostri lettori? Ah, bene, signorina, io di lavoro faccio il redattore qualche volta. Bisogna andare incontro ai gusti della gente. Specialmente se vogliamo fare della politica sul serio. Dobbiamo attirare il pubblico. E se facciamo trovare una bella storia edificante nel supplemento, nel giornale, si sente più, come dire... più sicuro. Ah, signor Oswald, simili tutti suddali. Una ragnatela di... non avrei mai creduto che voi poteste fare una roba del genere. Le sono grato l'opinione che ha su di me. Lasci soli. Al dire il vero, è stata un'idea di Billing. Di Billing? Ma lui è il primo a voler pubblicare l'articolo di Thomas. Oh, Billing è versatile. Per esempio, ora sta premendo per il posto di segretario al Consiglio Municipale. No, signor Oswald, non posso crederlo. Voi difendete perseguitati. Soprattutto quando questi perseguitati sono vostro fratello. Ah, ma allora è questo che vi spinge. Non la causa, non la verità. Anche questo, si capisce? Per lei... Ah, signor Oswald, ormai ho capito. Taccia, la prego. Non glielo perdonerò mai, mai! Signorina, non mi pare... il momento di essere così aspra con me, soprattutto quando suo fratello ha bisogno di tutto il mio appoggio. Ah, anche questo, un ricatto, mi fa di schifo, addio! Ragazzi, c'è il sindaco in tipografia e sta arrivando! Voi siete un uomo molto... equilibrato, Alaxen. Un uomo di buon senso. Sono lusingato, signor sindaco. Lusingatissimo. Voi conoscete bene i cittadini, i proprietari e anche i loro umori. Per cui, se i cittadini meno abbienti sono disposti a così tanti sacrifici, con così tanta abnegazione, non posso che rallegrarmene. Come? Sacrifici. Abnegazione? Sì! È proprio un buon segno. La prova di uno straordinario spirito di solidarietà. Anche perché non sarà un sacrificio da poco per la città. Per la città? Ma non riesco a... Vedete, secondo i primi calcoli, i lavori e i restauri pretesi da Thomas Stockman dovrebbero costare all'incirca 2 milioni di euro. Poco più, poco meno. È una grossa cifra, ma non vedo... È chiaro che ci sarà bisogno di un prestito comunale. Non penserete che sia la città. Cosa? A spese della città? Volete che fosse la gente potente e i piccoli borghesi a sborsare? Per chi sono egregio signore? I grandi proprietari terrieri o gli azionisti delle terme. Mi dispiace, ma la società delle terme non è in grado di sopportare ulteriori spese. Inoltre, dovremmo chiudere le terme per... almeno 2 anni. Chiuderle del tutto per 2 anni. Almeno 2 anni. Finché i lavori non saranno terminati. E di che cosa vivremo in quel lasso di tempo? Bella domanda, Max. Bella domanda. Ma allora il dottor Stockman è un vero irresponsabile. Ci spiace dirlo, ma è sempre stato uno scricchiato. E adesso noi cosa dovremmo fare? Quello che dovreste fare sempre. C'è una bella parabola del cittadino ideale. L'hanno scritta quei balordi, ma noi l'abbiamo trovata e l'abbiamo fatta nostra. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica, ci viene a stare a dire issa, ma non scende dalla macchina. È come un ateo praticante, seduto in chiesa la domenica, si mette a posto un po' in disparte per dissentire dalla verità. Lo scrutatore non votante è solo un titolo o un'immagine. Sarebbe interessante verificarlo in un'indagine. Intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica. O
oltre alla sua in ogni istante. Sentiamo come si giustifica. Lo scrutatore non vota e con un sasso che non rotola tiene le mani nelle tasche e i pugni quando nevica prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica e dalle droghe si rifrescia con una bibita alcolica. Ha collegato la stampante ma non spedisce mai una lettera. Si è comprato un mangiacarte per sbarazzarsi della verità. Chiaro, no? Sì, chiaro. Non pubblicheremo niente! No! Pubblicherete quello che vi diremo noi! Un articolo tranquillizzante! Certo, certo, come andate voi? Ci si mette un po' a capirlo, ma poi è più facile. E adesso andiamo, che fra un'ora c'è l'assemblea di quei balordi. Buongiorno! Buongiorno signorina. Ah, pure il nonno. Scusate, cosa ci fate voi tre qui? Proprio non te lo immagini? Sei uno scriteriato, ti licenzieranno e sarà la rovina. Ha ragione, per favore, non pubblicate niente. Ma siete matti? Tutti devono sapere la verità. Io volevo solo togliere quegli scemi dal consiglio comunale, ma la mamma e la zia mi hanno gentilmente spiegato che... Che accuseranno le tue concerie di aver inquinato e che dovrai chiuderle. Certo, le concerie non si chiudono neanche per sogno. Poi un'altra cosa era... Ma dobbiamo davvero tenere conto l'uomo? E il mondo nuovo? E le nuove generazioni? Certo, noi! E io ho spiegato una cosa che però voi siete troppo giovani per capire. Certo, io delle azioni delle terme. Se le fai crollare, cosa vi lascio in eredità? Soldi, soldi! Solo ai soldi pensate! E a noi? E il nostro futuro? E all'ambiente? L'ambiente! Dai, che questa la sappiamo! Non vi interessa? Francamente non più, Friday for Future. Ci avete spiegato le cose in modo parziale. E io non butterò un centesimo per pubblicare la vostra monnezza ideologica. Sarebbe la rovina. Ma Billing, ma proprio tu. Guarda che lo faccio anche per il tuo di me. Guarda che al mio bene ci penso io. Insomma, niente articolo? No! Va bene, ci vediamo all'assemblea. Divulgate notizie esagerate e insicure
concernenti le condizioni igieniche delle terme e della città intera. Giusto, sì, no, non lo vogliamo, ha ragione il sindaco, è uno scandalo. Perciò io propongo che l'assemblea non consenta a mio nipote Stockman di leggere o di esporre la sua relazione. Fino a qualche giorno fa, se qualcuno avesse solo provato a tapparmi la bocca, come ora, io gli avrei dimostrato come sono capace di difendere i miei diritti. I miei sacri, inviolabili diritti di uomo e di cittadino. Ma oggi non mi importa. E non mi importa perché ho fatto una scoperta ben più importante dell'inquinamento delle terre. Esattamente. Io ho finalmente capito che tutta questa società borghese è costruita su una cloaca, su una fogna. Giusto. I politici devono prendersi le loro responsabilità di fronte alla nostra generazione. Dite ai cittadini la verità. È la maggioranza, la potente e prepotente maggioranza che vuole tapparmi la bocca e impedirmi di parlare. La maggioranza ne ha il diritto, perché la maggioranza sempre ha ragione. Certo che ce l'ha, che Dio! Non ha mai ragione la maggioranza, non ce l'ha mai. Ditemi, la maggioranza da cosa può essere composta se non imbecilli? Prendete per esempio un paese. In quel paese sono convinto, e credo che anche voi lo siate, che di imbecilli se ne contano una maggioranza schiacciante. Messa così, però. Il mio pensiero invece va a quelle persone che pure ci sono, che hanno deciso di accogliere tra di loro i nuovi germogli della verità, i giovani. Parla di noi! E adesso vi dimostrerò, appellandomi unicamente alla scienza naturale, di come la voce del popolo vi meni sfacciatamente per il naso quando vi dice che voi, la massa, il popolo, siete soltanto la colonna portante, siete il nervo di questa società. Non è così. La massa è una materia bruta. Succede lo stesso anche con gli animali. Prendete ad esempio un botolo, un cane bastardo che è abituato a vivere in campagna, correre nei campi e sporcare case. Ora, prendete quel cane e paragonatelo a un barboncino, abituato da tempo a case signorili, a musiche signorile e al suo cibo pregiato. Ma gli ha dato di volta il cervello. Sta male. Me ne frego che sta male, ci sta facendo passare per dei pazzi. Io sono convinto, credo che lo siete anche voi, se dico che l'intelligenza, il cervello del barboncino, si siano sviluppati in maniera completamente diversa da quelli del povero botolo. E infatti, a chi è che i ciarlatani, i giocolieri insegnano i giochi mirabolanti e gli esercizi? Ai barboncini! Sapete perché? Perché un cane di campagna non sarebbe mai capace di farli! E così allora ci considerate dei cani? Non siamo bestie! E invece sì! Siamo tutti bestie, dal primo all'ultimo! Basta, Thomas, sei impazzito! Stai facendo un discorso antidemocratico! È la verità! Prima vi dicono che gli intellettuali fanno schifo perché non capiscono la massa! Ma poi vi dicono che dovrebbero elevare la massa al pari degli intellettuali! Non lo capite? Vi stanno solamente controllando! Fandonie! Ma sta male! E se non senti male, ce lo faccio sentire io! Basta, Thomas! Traballi! Si rivoltano tutti contro di lui! Operazione raggiunta! Ho un'ultima cosa da dire. Ecco! Ecco i lasci! L'uomo più potente al mondo è l'unico uomo che riesce a stare da solo. No! L'uomo più potente al mondo è quello che sa fare pace. L'uomo che sa fare pace. L'uomo più potente al mondo è quello che sa fare pace. L'uomo che sa fare pace.